Y ahí hay una parte importante que también pueden hacer las ciudades pequeñas. Yo he estado en París en la reunión del ICANN, de la campaña, y les he propuesto que además de firmas de políticos, de países, de Naciones Unidas, ¿sí?, además hagamos una movilización ciudadana. Porque, y no hablo de Europa, México, Ecuador, Costa Rica mismo, han firmado el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, pero la gente no lo sabe, no lo conoce. Es como un tema alejado, es como un tema invisibilizado, no sé si se dice la palabra. Y nosotros lo que queremos, la propuesta es hacer visibilizarlo a través de la juventud, a través de la cultura, a través de hacer un gran concierto en Hiroshima que se retransmita. Ahí los municipios tienen su parte, pueden hacerlo, que se conecten, pongan una pantalla y se retransmita y se hagan en ciudades grandes y en ciudades pequeñas, se hagan también una fiesta ciudadana de irnos liberando de las armas nucleares. Hasta que se llegue a dejar casi cercado a los países que apoyan y que tienen. Así que creemos que es una nueva posibilidad y que también está cambiando el paradigma. Antes, tener armas nucleares era un símbolo de poder, de tecnología, de país avanzado. Pues ya la gente, cuanto más lejos de las armas nucleares, mejor. No sé si... Así que aprovechemos a unir esfuerzos, porque creo que estamos en un momento, no sé si conocen, hay un documental que se hizo sobre el tema de las armas nucleares, lo recomiendo, está traducido al italiano, y ahí hablan. Pues ahí hablan que en el caso de la esclavitud fue en el momento más fuerte, cuando la esclavitud estaba más fuerte, cuando cambió el paradigma y empezó a verse como algo negativo, como algo que había que superar. Es decir, que aunque estamos en un momento donde pareciera que las potencias nucleares están, la sensibilidad de las nuevas generaciones no quiere. Tiene una sensibilidad con el medio ambiente. Todavía no han conectado armas nucleares con medio ambiente, pero en el momento que lo conecten va a haber una ola muy fuerte, creo, de rechazo, porque el futuro, no tengo que convencerle de nada, el futuro con armas nucleares no. Una tercera, como dijo Einstein, no sabemos cómo será una tercera guerra mundial, pero la cuarta es con palos y piedras. Dice Einstein, la cuarta guerra mundial con palos y piedras. La tercera no sabemos, pero la cuarta va a ser tú. A la tercera ci pensa Papa Francesco. Bueno, el Papa Francesco nos recibió y estamos con conversaciones. Le hemos pedido que la Iglesia y las religiones se posicionen con la no violencia. Porque las religiones, en algún momento, la paz, no matarás. Y en algún momento, así que en este momento, así que muchas gracias. Creo que ya dejamos un libro de la marcha. Questo è della marcia precedente, sì. Fue recorrido per focalizzarci un po' su toda la acción de piso.
dream of peace on this planet and planet without wars. Since the first world march was very nicely arranged, we were encouraged to go for the second world march. And our march will continue till we achieve this dream of peace on this planet without nuclear weapons, without wars, and in harmony. May you always be with us, and let's come out very strongly and convince the so-called Big Brother nations and United Nations also that they establish some good power center for civil defense, so we don't need any defense at all on this planet. Yeah. For that, we have another section that is working on World Without Wars and Borders. We will not go into that direction right now. But there is a very good solution through or any power, or right now preferably United Nations, that if they have a very good global civil defense department, and if they can maintain peace and order on this planet, I'm sure and we are sure we don't need any war weapons on this planet. For that, we need public movement, we need public support, we need support and movement from the society that we have to awaken them together. And we are sure that nobody wants war. Not even soldiers. Even soldiers don't want to die untimely. But they have to go for a war to pamper the dreams of the so-called big politicians. So I did study a lot after going into defense for this special purpose only, that really, really anybody wants war in the defense one. And the answer was this only, that nobody wants war. No admiral, no general, no air marshal, no soldier. Then why to waste so much trillions of dollars every year in the name of defense? If only defense or only these war weapons are, under any good circumstances, eliminated, then we can uplift the entire global community. Till it is 10 billion people on this planet, we can provide all five basic needs, that is food, shelter, clothing, health and education. Health and education also. Lifetime, without any additional burden on any citizen of any taxes. And this is the best motivation to convince the society, to convince the people, to convince the human being, to convince the population that let's march ahead where we can fulfill our dream of no defense at all. It is very much possible. A lot is done on this subject. We have volumes and volumes of work on this. There are more than 200 organizations working, especially from USA and Europe, Germany, England, France, on this side, in Japan, Australia. And we have prepared volumes with the references that which are those organizations working in this place of World Without Wars. So we are trying to bring them together under one umbrella, so our power becomes more strong. I think I should not take much of your time, but we are here with hopes that we should not have any big weapons on this planet. There are hardly 9 nuclear powers on this planet. Once we are very much fear, once it will go into the hands of those who are not very mature people in the form of a small nation, XYZ, I won't like to name any nation or any community or religion, nothing. Because for us, all are good people, all are equal, all are nice people. But if it goes into the hands of immature people, that will be very, very disastrous. Because nowadays we have so many nuclear weapons that we can destroy this entire planet for more than 400 times. What a dreadful reality it is. So better to bring an end to it by any positive, peaceful means. So we are here, this mission. Let's go ahead with this beautiful dream for the next generation, so that the generations that comes are not limping with so many illness out of failures or disasters of nuclear factories or nuclear weapons or
something like coronavirus. it is believed that it's a man-made disaster. So it is I don't have any proof about corona, but it is heard that it is something that has gone out of the laboratory, and some big brother nations are behind it to play this game. So innocent people are becoming victims, whether it is biological weapons or this nuclear weapons or any sort of weapon. So it is high time and right time we should come out. It is our humble request and prayer that let's march right together for peace and not for victory. Peace for all. Thank you. Un po' delle cose della guerra della pace, si è fatto un'opinione, ha cercato di capire che cosa stesse succedendo, al di là delle diverse posizioni politiche. Però quello che ci è rimasto nella mente è stata la maniera con la quale è stata affrontata la cosa, diversa in diverse località, in diverse circostanze. E qui in particolare a Capodistria abbiamo avuto modo di, essendo vicini, essendo in contatto, conoscendo persone, di capire che c'è stato qualche cosa di particolare e soprattutto di positivo. Il fatto che non si è cercato di inacerbare la situazione, anzi, al contrario, si è cercato in ogni modo di calmare gli animi, di riuscire a sopire la violenza e a governare la situazione in modo da risolverla senza ulteriori gravi problemi. Già il fatto che comunque dei morti ci sono stati è stata una tragedia, per cui in realtà non ce ne sono stati altri. In questo caso noi abbiamo avuto la netta percezione che questo lavoro è stato, oltre che ben portato a termine, anche meritevole di attenzione ulteriore, perché una delle cose, tra l'altro, che portiamo avanti come Marcia Mondiale della Pace è di cercare di valorizzare le figure delle persone che si sono in qualche modo rese partecipi della non violenza a livello personale e a livello sociale. Quindi, per esempio, in Italia portiamo avanti la figura di Danilo Dolci, che è nato qui da noi, ma è stato l'artesignano della lotta non violenta alla mafia in Sicilia, di Alberto Labate, che è un docente universitario che, come diceva Deepak poco fa, ha cercato di costruire le basi per la difesa alternativa al militare, di non vado avanti a elencare figure comunque, e abbiamo creduto sia ragionevole, oltre che possibile, di valorizzare anche per quanto accaduto qui 30 anni fa, la figura dell'amico Aurelio. Perché egli in quel momento ha incarnato in sé una situazione che effettivamente
ha prodotto qualcosa di buono. Ed è giusto, crediamo, che questo sia valorizzato non tanto per la sua figura in quanto tale, come persona, ma come esempio da portare avanti, da far conoscere e da mettere in connessione con tutte le altre situazioni analoghe che si trovano nel nostro territorio, in Alpe Adria e in Europa, nel mondo, eccetera. Quindi un elemento, un cardine per cercare di costruire questa rete di pace che stiamo cercando anche con la marcia mondiale di mettere in connessione a livello ampio. Quindi abbiamo a sua insaputa preparato la lettera che vi abbiamo spedito e che abbiamo qui in stampa per proporvi come amministrazione comunale di attraverso il riconoscimento di questa di questo ruolo, diciamo, per mezzo della specificità della cittadinanza onoraria che è prevista dallo statuto della città comune di Capodistria, di cominciare questo percorso nel concreto con quello che qui di esempio si può costruire. Per questa attenzione ci tengo anche a ricordare agli altri amici che Capodistria nel 1990, prima della guerra di indipendenza, si è proclamata con una delibera del Consiglio Comunale accolta all'unanimità, quindi le forze di sinistra e di destra, città smilitarizzata, quindi città senza presenza alcuna di armi e forze militari, che però l'allora governo di centrodestra non ha mai riconosciuto. Avevamo allora ministro della difesa un certo signor Janez Janša, che ha risposto alla nostra delibera dichiarando che la difesa del territorio nazionale si esercita dall'intero territorio e quindi non vi si può escludere alcuna municipalità. Ecco, quindi la nostra delibera ha un valore morale, politico, legislativo no, quindi amen. E difatti noi siamo sede del distaccamento della Marina Militare Slovena, non più come comune di Capodistria perché abbiamo un nuovo comune che è il comune di Ancarano, quindi però da poco costituito, è comunque nel nostro corpo. Sì, noi abbiamo avuto questa guerra dei 10 giorni che ha fatto del nostro territorio 3 morti, hanno perso la vita 3 giovani appartenenti all'armata jugoslava, dopodiché su richiesta, e quindi se io ho dei meriti lo devo anche trasmetterli a chi mi ha invitato a fare da mediatore, ed è stato il capo della polizia, il capo della difesa territoriale che mi hanno invitato a negoziare con l'armata jugoslava, e abbiamo trovato i giusti accordi per poi il 3 luglio, dopo 8 giorni, accompagnare fuori dal territorio del comune l'esercito che ne aveva preso possesso. Ecco, per questo mio negoziato, per il quale io ho già ricevuto il premio Danilo Dolci, e adesso questa nuova proposta, sì, è stato un ruolo che i cittadini capodistriani me l'hanno riconosciuto anche nelle successive elezioni, che però mi ha qualificato negli occhi dell'allora ministro della difesa e che adesso sta ridiventando primo ministro,
Janez Janša come traditore nazionale. Quindi questa è l'etichetta che lui mi ha dato un paio di settimane fa sul Twitter. Aurelio è un traditore nazionale perché ha patteggiato con il nemico. Ecco, questa è un po' la situazione che vi sto illustrando, appunto perché si sta costituendo di nuovo un governo di destra con questo signore primo ministro, che è un grande fan di Viktor Orban in Ungheria, anche di Salvini in Italia, e un grande fan di Donald Trump. Quindi non c'è speranza che con questo governo, ma neanche con il precedente, la Slovenia aderisca al contratto dell'ONU per la proibizione delle armi nucleari, purtroppo. E chiudo soltanto con una constatazione che mi fa male. Il pacifismo oggi non è più quello, nonostante gli sforzi che state facendo e che stiamo facendo, degli anni 70. Per una guerra, la guerra in Vietnam, che è stata, rispetto a tutte le guerre che oggi stiamo vivendo, una bazzecola, cioè è stata una piccola guerra rispetto a tutte le guerre che oggi stiamo vivendo, ha mobilitato il mondo intero. Io mi ricordo negli anni 70 partecipavo a manifestazioni di protesta antiguerra contro l'aggressione americana del Vietnam, dove c'erano migliaia e migliaia di persone, per non parlare di tutto il mondo, degli Stati Uniti. Oggi anche negli Stati Uniti vediamo gruppetti. Purtroppo il movimento pacifista continua, però la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica si sta adagiando ai nuovi poteri. E lo è anche una conferma il fatto che vengono eletti nei posti di governo persone che non meritano quei posti perché non garantiscono al pianeta nessun futuro, né per le armi nucleari, né per i cambiamenti climatici, né per la giustizia sociale. E questa è una grande delusione, ecco, che io provo, ma come ho detto una volta a Sandro, noi continueremo a riunirci anche nei bunker antiatomici. Quindi il pacifismo non deve mollare e questa pace, io credo che, ho seguito anche la pace dello scorso anno, mi sembra che sia più sentita e più seguita, abbia più partecipazione a quanto vedo. Forse ricrescerà una coscienza nuova e io mi spero lo faccia quanto prima. Grazie. Certo, quelle che sono state le impressioni, portarvi la nostra posizione, anche perché purtroppo dello scrutinio di personale invece tra poco dovremmo anche. Non è, purtroppo, siamo chiamati anche ad altri impegni e dovrò partecipare, quindi non attraverso il programma. No, e volevo dire soltanto questo, è molto importante insomma che si sia tutti nel modo di vedere questo incontro, perché al di là di quella che dicevo prima, insomma, la conoscenza pregressa, sapevamo che questa attività è riferita principalmente a quanto lui dice noi, si riferisce a comunità, noi si riferisce più alle attività sul territorio, mentre qui chiaramente abbiamo avuto modo di incontrare anche persone che parlano, quindi con un respiro in un'ottica insomma chiaramente più allargata, quindi con un respiro internazionale. Difatti la marcia per la mondiale, per la pace contro la violenza, è stato molto bello insomma quanto ho sentito prima dalle parole insomma dell'amico indiano, che ricerca proprio questo afflato, come dire così, mondiale, universale, che è l'unico in grado quindi praticamente di interpretare questo desiderio di pace, che giustamente deve essere universale, deve essere mondiale. Quindi tutti questi propositi sicuramente sono recepiti sul territorio anche da parte nostra, anche perché riesco a capire proprio le parole che abbiamo sentito, che effettivamente sì, questo impegno è demandato poi alla popolazione, agli individui, però è molto importante quello che si chiedeva, il contributo, come dire, il supporto sociale, per non dire politico, insomma, da parte di quelli che sono gli enti e le istituzioni, insomma, poi che rappresentano in maniera organizzata le varie amministrazioni a livello locale, a livello nazionale.
adesso io non so nel concreto, devo dire sinceramente che non conosco quali sono le facoltà legislative poi per la programmazione di aree demilitarizzate, ne parlava prima, faceva cenno prima amico Aurelio, o comuni denuclearizzati come li abbiamo già, nel senso qui sul Carso, vicino a Friuli, vicino alla regione Friuli e Giulia. Però è chiaro che ci sarà un impegno, c'è stato, ci sarà anche da parte del nostro comune per andare in questa direzione. Ripeto, non so esattamente quali sono poi i vincoli formali, il contesto esatto nel quale bisogna muoversi, però questo impegno di appoggiare tutte le iniziative volte in questa direzione sicuramente c'è stato e sono sicuro che c'è ancora da fare la nostra. E adesso, facendo una brevissima considerazione, è necessario perché secondo la pace noi ci rendiamo conto anche in virtù di quella che è stata la nostra, non soltanto la nostra storia recente e contemporanea, molto dolorosa, e quindi per quanto riguarda il secolo breve, insomma il Novecento, che ha visto qui insomma anche proprio il nostro territorio, se vogliamo un contesto più allargato anche l'Istria, quindi un contesto regionale, la regione. E, come dire, teatro di eventi bellici, di odio etnico, di odio praticamente tra le nazioni, che hanno portato sicuramente a delle tensioni difficilmente sanabili. Noi ce ne rendiamo ancora oggi conto di quanto questa eredità, di quanto questa tara sia pesante anche per le generazioni di giovani, per esempio. E ricollegandomi poi a quanto aveva detto, credo, l'amico Raffaele. Io credo che questo impegno va rivolto soprattutto a quelle che sono le giovani generazioni, perché riescono a recepire, lo fanno con grande entusiasmo e trasporto, abbiamo visto sul fronte dell'emergenza climatica, di quelle che sono le grandi problematiche, se vediamo gli avversari del nostro pianeta, e lo faranno sicuramente anche rispetto a quelle che sono le esigenze di questo impegno di pace. Guarda, il Comune di Capodistria ha aderito recentemente a un progetto europeo che era improntato alla, può sembrare strano detto così, ma vi spiegherò, la Camera, l'acronimo, significava la valorizzazione delle fortificazioni dell'area alto-adriatica, ma non era un desiderio di, chiaramente, era un'idea per andare oltre, cioè siamo partiti dalla constatazione che tutto questo territorio, tutta la regione alto-adriatica è stata teatro di grandi scontri, di guerre, di episodi quindi dolorosi in questo senso, basti pensare alla grande guerra, le trince sul Carso, tutte le fortificazioni lungo tutta la costa, già Medioevo poi. E quindi in realtà questa tutta l'Istria è stata un continuo teatro di battaglie, è stata percorsa quindi da diversi eserciti da una parte e dall'altra, e dobbiamo considerare sicuramente questa storia per cercare di guardare al nostro futuro in una prospettiva di pace. Questo è stato il senso di questo progetto. E nell'ambito di questo progetto una parte importante è stata anche quella di dare un senso, di valorizzare queste che sono la testimonianza delle fortezze, quindi i forti, tutte le strutture militari non più in uso chiaramente sul territorio, per darle una nuova funzionalità e per cercare di creare percorsi di amicizia e di pace proprio in questi luoghi, sono stati luoghi di battaglie, no? Luoghi di eventi dolorosi. E soprattutto si è cercato di portare questo messaggio ai giovani, quindi alle nuove generazioni, proprio per renderle dote di quanti possono essere seri i problemi dell'odio, dell'intolleranza, anche perché quando si parla di guerra, si parla di non violenza, dobbiamo allargare il discorso a fenomeni, come diceva insomma, prima Aurelio, e non entro un discorso meritorio rispetto alle politiche locali e nazionali, questo è un altro discorso, però sicuramente dei fenomeni come quelli del sovranismo, del populismo, dell'intolleranza razziale, quindi delle migrazioni che conosciamo insomma dei popoli che sono insomma gran parte cioè che hanno tanta importanza nel contemporaneo, possono creare situazioni di stress, come dire, e alimentare situazioni di potenziale conflittualità che possono anche allargarsi. Quindi questo discorso riferito al discorso di pace e denuclearizzazione che abbiamo visto, mi sembra che questi due discorsi vadano
procedono assieme in quelle che sono le vostre richieste. Adesso io, cercando di condensare un pochino, di riassumere quella che è la posizione, perché sicuramente vi ringraziamo per l'informazione che ci avete portato, per questa vostra bella testimonianza, insomma, di partecipazione a favore della pace e della non violenza. Io pregherei quindi sicuramente che questa richiesta di adesione al progetto di, della marcia, quindi della denuclearizzazione, insomma, quindi del comune del territorio, venga anche formalizzata e avanzata, quindi da parte vostra, sicuramente poterla adeguatamente presentare poi gli organismi competenti. E secondo, per quanto riguarda poi questa proposta di, quindi, come dire, di assegnazione, praticamente, io non ho ancora visto la lettera sinceramente che è arrivata, però è stata formulata in maniera abbastanza chiara, cioè espressa, nel senso di, quindi di in qualche maniera di rendere atto, insomma, di questo impegno che è stato assieme al civile, come dire, all'interno poi, insomma, nell'ambito di quella che era il ruolo istituzionale all'epoca coperto, insomma, la Reggio Iuliana in quanto sindaco, per cui sono stati capolista, noi di questo impegno siamo sicuramente consci, dobbiamo anche, in quanto cittadini, insomma, abbiamo seguito tutta la vicenda molto, molto da vicino, anche con grande preoccupazione, visto che era un teatro, insomma, di guerra, per quanto dal punto di vista temporale molto limitato, perché tutto questo svolge in un periodo molto, molto concitato, ma breve, per fortuna, e per fortuna anche, insomma, non si è avuto un'escalation di quella che era una situazione potenzialmente molto pericolosa, soprattutto per le vicende, insomma, che sono successe così sul confine della Pugliese, c'è di era un po', insomma, fra le nostre due nazioni, Italia e Italia Slovenia. E quindi anche rispetto a questa richiesta, chiaramente ci pronunceremo. Anche se anche qui chiaramente ci deve essere un po' il consenso, chiaramente da parte mia sicuramente con il foggio c'è, insomma, questa proposta. Io quindi non posso che augurarvi un buon proseguimento, insomma, in questa vostra attività, seguendo questo mandato, insomma, di allargare questa proposta, di allargare la pace e la non violenza, insomma, in maniera molto capillare in questa vostra lunga marcia, che credo che non possa portare dei risultati, insomma, favorevoli, insomma, per tutti, insomma. È impossibile non pronunciarsi a favore della pace e della non violenza, anche se purtroppo sappiamo che ci sono situazioni però, voglio dire, in maniera dichiarativa credo proprio sia un non senso, anche se a volte le politiche giustificano dei comportamenti poco razionali, infatti, e poco condivisibili. Ne abbiamo sentito prima. Se posso suggerire, Mario, tu come vice sindaco, trasmettilo anche al sindaco. Io lo trasmetterò già oggi al collegio del sindaco. Sarebbe molto importante se deste voi anche la firma a livello personale sulla petizione che invita il nostro governo ad aderire al trattato per la proibizione delle armi nucleari. La petizione la si trova sul Mironi Institute e così via. A livello nazionale chi porta avanti? Il Mironi Institute porta avanti? Sì. Noi non possiamo che accettare tutto quello che avete detto. Il documento che abbiamo spedito, sia la lettera che gli allegati, contengono in sostanza tutto quello che abbiamo proposto. C'è solo una piccola carenza: dovevamo allegare anche la proposta formulata da ICREN, la coalizione internazionale, specificamente per le città. Quella in pratica in poche righe. Sì, perché ci sono diversi livelli, per questo dicevo che bisogna entrare nell'ambito di quelle poi che sono. In quelle poche righe, cioè è un volantino in sostanza, spiega come fare. Io perché magari di integrare, insomma, proprio per indicare era proprio informale, quindi sono i percorsi da seguire. Ancora una cosa, io volevo chiedere a Maurizio se doveva aggiungere